Bene ragazzi, su questo canale lo sapete, i continui esperimenti servono a capire come funzionano le cose e anche a prevenire eventuali problematiche. Oggi parleremo di una problematica importante, cioè l'Elerix che protegge l'impianto è un sistema attuativo, cioè lui deve attuare, deve dare il consenso, deve dare corrente ai vari dispositivi di protezione. Ad esempio, quando le celle sono troppo alte o troppo basse, anche una sola cella, lui sgancia, cioè dà il consenso per pochi millisecondi al relé bistabile che si apre, sgancia e alla bobina di lancio che apre l'interruttore del magnetotermico connesso ai pannelli. In questo modo abbiamo salvato tutto. Si spegne l'inverter, tutto è perfettamente off e funzionante. Ma ci può essere una problematica. Ebbene, da test effettuati, la problematica qual è, ragazzi? È quella della fusione di un fusibile. Se si dovesse fondere un fusibile, dato che l'Elerix vede le celle funzionanti, che cosa succede? L'Elerix non attiva il relé bistabile, non attiva la bobina di lancio, perché lui dice no, le celle sono a posto. Non ha passaggio di corrente, come nel caso del Daily, che è un BMS, dove lui va a gestire l'assenza di corrente. Lui dice qua funziona tutto, quindi non apre il relé bistabile, non fa scattare la bobina di lancio. Quindi il regolatore di carica, che sia Epever, che sia dell'ibrido, che sia un Victron, perché non si stacca mai il regolatore di carica dalle batterie, anche dai Victron. Ebbene, in questo caso rischiamo fortemente, magari non la prima volta, la seconda, ma la terza sì, rischiamo di bruciare il regolatore di carica. Ci sono dei sistemi per cercare di fare dei salvataggi, ma la norma, la legge internazionale dei produttori di regolatori di carica è che non bisogna mai staccare un regolatore di carica dalla batteria prima dei pannelli. Tornando a noi, ragazzi, se si fonde un fusibile, l'Elerix non interviene e rischiamo, se abbiamo corrente in ingresso dai pannelli, di bruciare l'Epever o qualsiasi altro regolatore di carica. Che fare? Ebbene, attraverso questo video voi vedrete una soluzione, che voglio attuare, quindi ci vediamo fra 4 secondi che andiamo direttamente in laboratorio. Buona visione. Bene ragazzi, bentornati sul canale, sono passati 4 secondi, nel frattempo sono sicuro che vi siete iscritti a questo canale, se è vostro piacere. Noi adesso andiamo in laboratorio per vedere questo esperimento che voglio fare, cioè lo sgancio del fusibile. Non lo andrò a bruciare, non andrò a creare un cortocircuito sempre fastidioso, ma andrò a sganciare il fusibile per farvi vedere che cosa succede a fronte di questo evento. Andiamo in laboratorio. Il primo test riguarda appunto lo sgancio del fusibile, come se si fondesse. E quindi vado a staccare adesso i pannelli, vado a staccare la rete di casa, vado a spegnere l'inverter in modo da dare assorbimento zero finché non ci sia nessuna scintilla e vediamo qual è la reazione dell'Elerix. Pannelli staccati. Casa staccata, difatti stiamo viaggiando con la luce di emergenza. Spengo l'inverter. Bene, adesso siamo con luce di emergenza. Ecco qua, sto verificando in telecamera. E adesso vado a svitare il fusibile per vedere il comportamento dell'Elerix. Quindi svitero nella parte bassa. Molti amici del canale mi dicono: ma Gianni, ma si può toccare la batteria con la bassa tensione? Assolutamente sì, eh? Vi ricordo cavo positivo, negativo. Con la batteria non c'è una tensione pericolosa. Vado a sganciare adesso il fusibile. Ragazzi, come avete visto, ho sganciato il fusibile, lo vedete qua, e non è successo niente, ovvero non si è sganciato il relé bistabile, si è spento lo shunt, lo vedete qui, shunt spento ovviamente perché non ha più l'alimentazione, non si è sganciato questo e non è stato dato nessun impulso anche sulla bobina che pilota i pannelli.
Questo significa che l'Elerix, rispetto al BMS, ha questa problematica, cioè fronte fusione del fusibile non si apre il contatto con i pannelli. Questa è una riflessione molto molto importante che dobbiamo fare a tavolino. Ebbene, avete visto ragazzi, è tutto funzionante, l'Elerix fa il suo lavoro, le celle sono a posto, ma si è rotto il fusibile. A questo punto ragazzi, che facciamo? Ebbene, adesso torniamo in laboratorio perché vi faccio vedere la soluzione che ho attuato per salvare il regolatore di carica. E mentre la guardate, contemplate questo aspetto. Il regolatore di carica delle Pever ha un consumo intrinseco, cioè lui consuma, cioè niente. Ecco che la soluzione che state per andare a visualizzare è quella più idonea e più opportuna. Buona visione. Ebbene, col fusibile sganciato, vedete, vi faccio vedere che è tutto attivo, vedete, il contatto chiuso del relè bistabile, e l'Elerix sta funzionando, vedete, perché lui controlla praticamente le batterie, quindi non abbiamo una tutela in tal senso. Adesso andrò a riconnettere il fusibile e a riposizionarlo. Avete visto che ho voluto proprio fare quello che spesso nei video precedenti vi indico, cioè attenzione a connettere istantaneamente gli inverter, il regolatore di carica, cioè tutti quei componenti elettronici che hanno al loro interno dei grandi condensatori. Non succede niente o quasi niente, pam, forti scintille, ci sono cariche istantanee dei condensatori, quindi usare sempre questa resistenza che serve a caricare i condensatori e poi rapidamente, avete visto io con qualche difficoltà, ma rapidamente andare a connettere l'apparecchio. In questo modo non si creano cariche troppo rapide, si salvaguardiano gli strumenti, non si brucia niente, perché noi questa cosa la facciamo 1, 2, 3, 4 volte nella vita del nostro impianto, però è sempre buona norma andare a caricare in questo modo, anche per evitare queste scintillazioni che, attenzione, possono essere fastidiose per gli occhi. Quindi quando operate in questo modo, norma di sicurezza, sempre mettervi un paio di occhiali. Andiamo avanti ancora con la soluzione. Vi ricordo che per riagganciare adesso c'è l'Epever che è sganciato, il bestione è sganciato. Ora il bestione è spento, ma l'Epever è in contatto diretto, quindi dobbiamo sempre porre questa resistenza che serve appunto a caricare i condensatori in maniera lenta invece che rapida. Allora, come farò? Attacco questo come era originariamente, dopodiché farò il ponte qui con la resistenza, come state appunto vedendo in diretta. Attenzione perché qui non abbiamo troppo spazio d'azione, quindi non vorremmo fare un contatto diretto col metallo, è una cosa un po' delicata, vedete, non devo toccare qua, se no sono fuori dalla resistenza, ma qui vedete le scintilline? Ebbene, si è acceso l'Epever. A questo punto si sono caricati i condensatori. Io lo metto dentro, vedo se riesco a fare tutto prima che l'Epever si scarichi. Ebbene, qualche scintilla è partita ancora, perché i condensatori comunque si scaricano rapidamente. Adesso ho posizionato i dadi. Vado a stringere, non bisogna mai sganciare il fusibile. Bene, adesso è dentro e adesso lo vado a serrare in maniera definitiva. E qui vedete che è ripartito praticamente tutto. Andiamo a riposizionare la copertura del fusibile. In questo modo abbiamo ripristinato tutto l'impianto. Vedete la ventola del bestione arancione è partita per fare una verifica di funzionamento e fra qualche secondo si spegnerà. Ed ecco la soluzione che ho adottato, ragazzi. Questa è la configurazione, vedete che il polo negativo passa dopo il fusibile, va a alimentare le barre equipotenziali, qui arriva anche la turbina eolica, e poi va a alimentare, vedete, il regolatore di carica Epever e l'inverter. Bene, sarà proprio questo il punto di disgiunzione dove toglierò questo negativo dell'Epever e andrò direttamente prima del fusibile,
ovvero in questa posizione. Vediamo cosa succede. Ebbene, apriamo il nostro regolatore delle lever e vi faccio vedere già una cosa molto interessante, che è già una protezione che hanno messo già quelli delle lever. Ebbene, guardate, nella zona inferiore si vede chiaramente, qui adesso mi avvicino con la telecamera, nella zona inferiore c'è già il suo fusibile di protezione. Questo è un 60 A, se comprate il 10, 4, 15 sarà un 100 A. Ebbene, c'è già una protezione da cortocircuito, ecco perché non vado a posizionare un altro fusibile su questa linea, ok? Chiaramente per coloro che invece vogliono anche staccare la linea fotovoltaica totalmente, non solo da qui ma anche sul lato batteria, è possibile mettere esattamente questo, cioè uno stacca batterie sul polo negativo, però ricordiamoci tassativamente che questo deve essere solo e soltanto sganciato, quindi circuito aperto e utilizzato quando dobbiamo fare manutenzione, dopo aver sganciato ovviamente i pannelli. Allora sì, possiamo sganciare questo, abbiamo completamente isolato il nostro fotovoltaico. Io non lo faccio, rimango connesso fisso, mi dà maggior sicurezza e in caso di problematica questo fusibile che avete visto farà da protezione per la linea. Ed ecco ragazzi il lavoro finito, praticamente sopra al fusibile, praticamente a diretto contatto col polo negativo della batteria, parte quest'altro cavo nero che va direttamente, vedete, non è più connesso qua dove era prima, ma oltrepassa e va direttamente all'interno delle lever. Questa è la soluzione che ho preferito adottare, c'è già il fusibile incorporato da 60 A, passa dietro e si ricongiunge alla batteria direttamente, quindi è una connessione diretta che non staccherà mai le lever. Ovviamente invece l'Elerix sgancerà le bobine di lancio e a fronte di fusione, per chissà quale motivo, di questo fusibile, ebbene l'Epever comunque non si sgancerà, ma la sua linea sarà protetta dal suo fusibile interno. Ebbene ragazzi, tutti voi che siete ormai esperti avrete notato una discrepanza. Così abbiamo protetto l'Epever, consuma 150 mAh, cioè niente, ebbene l'abbiamo attaccato direttamente alla batteria. Se poi le celle dovessero avere un'anomalia, ci pensa l'Elerix a sganciare. Quindi abbiamo creato un prodotto, un impianto che finalmente non vede la distruzione delle lever. Ma adesso ragazzi, la domanda che vi faccio è: avete notato qualcosa di strano? Riflettete un attimo. Abbiamo messo la batteria più e meno, le lever direttamente, fusibile shunt. Ora, quando le lever carica, secondo voi questa corrente viene misurata dallo shunt? No. Perché? Perché è a monte della batteria, non sta passando dallo shunt. Ecco che questa soluzione che vi ho fatto vedere è una soluzione che salva le lever, ma dobbiamo fare un'altra modifica. La connessione diventerà positivo e negativo. Se arriva con la barra o col cavo allo shunt della Victron, si cammina e si va subito verso il relay bistabile che è protetto dal suo piccolo fusibile, e lo shunt della Victron, l'avete visto nei video precedenti, è protetto dal suo piccolo fusibile, quindi tutta la linea è protetta. Dopo il relay bistabile metteremo il fusibile che protegge la linea generale. Ecco che in questo modo abbiamo protetto la linea, c'è il fusibile ma l'Epever è a monte. Non è a monte ovviamente l'inverter, che invece deve spegnersi quando sgancia l'Elerix. In questo modo ragazzi, a fronte di una problematica della cella, sgancia l'Elerix, cosa? I pannelli, rimane connesso la batteria, il nostro Epever, l'abbiamo salvato. Vedo già il sorriso su molte delle vostre facce e lo leggerò sicuramente nei commenti. Bene ragazzi, questo è un ulteriore step, è un avanzamento verso i video progressivi di queste serie, che sono veramente tanti e vogliono arrivare alla mission, cioè aiutare tutti voi a produrre la propria corrente.
Ragazzi, è stato un video non lungo ma molto chiaro. Avete visto anche la scintillazione, quindi usate le resistenze. Avete visto diversi aspetti sempre interessanti. Vi rinnovo l'iscrizione al canale e attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.